Una guardia da tenere sempre alta perché non si può mai dare nulla per scontato. Nell'immaginario collettivo, grazie ai grandi progressi che hanno fatto i farmaci, il controllo della malattia, si è pensato a un certo punto quasi che il problema fosse per certi versi risolto. In realtà è evidente che resta ancora molto importante tutta l'attività di prevenzione che permetta alle persone di non incontrare questa malattia. E essere consapevoli passa anche attraverso la presentazione dei numeri, facendo vedere quali sono le fasce d'età più esposte, quali sono i motivi per cui si contrae la malattia e quindi qual è la prevenzione necessaria da fare. Dopo che è stato emanato il piano nazionale proprio di contrasto, di prevenzione della malattia, la Regione si è dotata di un proprio gruppo di lavoro, una commissione che ha promosso interventi, attività che andassero soprattutto in questa direzione. È chiaro che il problema va affrontato anche quando la malattia è conclamata, con i servizi necessari, fornendo farmaci, cure, seguendo i percorsi in termini di tutela e salute, combattendo lo stigma anche nei confronti dell'ammalato, ma resta l'azione più significativa e più importante quella di prevenzione. Qui servono gli incontri con i ragazzi, con le scuole, tutta quell'attività necessaria a far crescere una consapevolezza. È un male molto grave, è ancora presente, bisogna adeguare i propri stili di vita proprio per evitare di caderci, garantendo ovviamente a chi purtroppo la malattia ce l'ha tutto quello che gli serve.